io vorrei capire perché sbagliate. Io dico, mi raccomando, quando siamo in diretta, strizzami un occhio. Uno fa. L'altro fa. Strizzami un occhio, che vuol dire? Vabbè. Non ha preso niente. Che siamo in diretta, eh? Certo, siamo in diretta. Posso? Certo, siamo in diretta. Ah, ecco. Ma come ti sei vestito? Io? Almeno di ora. A parte che porta scalone. No, vabbè. E secondo te dove siamo? A causa del capitano. Siamo a casa. Però. Sono un po' teatrante. Comunque, buonasera, benvenuti. Come ti sei vestito? Entrambi inadeguati rispetto alla io sono sempre uguale a me stesso, non lo sono esenti da non è una scusa, ma potete risalire con questo cravattino rimonte, il costume segnato anche io, anche se non mi mancava il veramente basta stasera. Okay, basta così, così cosa facciamo? Scattagliamo tutti insieme, e chi non scattaglia con noi, festa Olga! E infatti, perché scattagliamo? Perché? Immaginate un po', perché andiamo con noi a cantare Saverio Scattaglia, accompagnato da Antonello Parisi. È preparato, è preparato. E lui sì che è elegante, altro che noi. E allora, ragazzi, lo mostriamo. A voi Saverio Scattaglia e Antonello Parisi. Thank you.
Adesso invece ci farete ascoltare My Romance. Antonello Fariti e Saverio Scartaglia, My Romance. Fantastic dreams come.
visto, non è che devo parlare. Non abbiamo il microfono. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Ah, ho perso il pedale. Tanto ormai faccio tutto. Il cameraman mi dice togli la luce. L'altro conduttore mi dice passami la macchina fotografica. Posso anche passare il pedale? Certamente. Faccio finta di non conoscere qual è il terzo pezzo. Che invece è... Qual è il terzo pezzo? Qual è il pulisciato? Sai che io ho dimenticato. Grazie. Thank you.
same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Her lips are much too close to mine. We met my foolish heart, but you have ring your lips goodbye. Complimenti per tutto, ivi compresa l'eleganza che Scaramuzzi stasera non ha tenuto, purtroppo per sua incapacità, perché quello della preparazione non c'era nessuno di noi tre. Ma io mi devo fuori. Ma l'eleganza è uno stato dell'essere, non basta un proprio. Troppo buono, troppo buono. Allora. Grazie di essere qua, capitano. Grazie di averci accolti. Dobbiamo precisare che Saverio non è un professionista. No. Però canta come se fosse un professionista, infatti. E io vi ringrazio perché voi siete dei palati raffinatissimi, al vostro giudizio temo più di qualsiasi platea, di qualsiasi locale, di qualsiasi ascolto passivo, perché lui fa un'altra cosa, eh. Però poi è una camera critica importantissima la trasmissione dei capitani. Questa è una cosa seria. Ma quando ti sei scoperto come lui? Io lo sapevo. Ma nessuno te l'aveva detto. Sai, il primo figlio, la fretta di mettermi nel mondo del lavoro, il secondo figlio, la terza, la quarta. Poi ad un certo punto mi sono ripreso la mia vita. Approfittando di questo periodo di recessione economica, ho detto, beh, sai che c'è di nuovo? Io un mezzo talento forse ce l'ho, provo a metterlo a frutto. E metterlo a frutto non significa camparci, significa innanzitutto cibarsi dei vostri sorrisi, della vostra approvazione, di quello che riusciamo a combinare nel rituale magico della musica. Io non ho ancora messo fuori il primo disco, pur avendo registrato già un considerevole numero di brani, proprio perché sono innamorato di quella simbiosi, di quella magia, come diceva Gibran, che sono vibrazioni, che è il contatto con chi ci ascolta. Per me la centralità dell'ascoltatore è il cardine fondante di ogni nota che metto. Ma Scaramuzzi voleva sapere una cosa anche un po' più specifica. Perché non cantare Claudio Villa anziché cantare brevi popolari spagnoli? Allora io adesso rispondo con tanta sincerità. Sono innamorato della musica napoletana antica. Lo stesso Miles Davis, quando gli si chiedeva quale fosse stato il brano più bello mai composto, gli rispondeva con Era de Maggio, che è un brano che lega profondamente la Puglia alla canzone antica classica partenopea, perché è stato composto da Mario Pasquale Costa, che è vissuto a Taranto. Ovviamente la politica pugliese continua a migliorare questo passaggio meraviglioso della musica attraverso Taranto. Aspetta,
Il mio pianista è Tarantino, ecco, Antonello è un grande Tarantino, scusa, in America, però è Tarantino anche lui. E comunque io la musica napoletana antica la canto con tanta emozione, l'ascolto con commuovendomi, però a 12 anni, con i miei risparmi, andavo in via Sparano, nella sede della Camerata Musicale Barese, e quando veniva fuori sul cartellone una data di jazz, io mi andavo a comprare il posto numero uno della fila numero uno. E allora Ray Charles, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Modern Jazz Quartet. La verità è che il jazz ti ha conquistato, ti hai fatto prendere. E poi noi a Bari abbiamo avuto un altro grandissimo attivatore della cultura e dell'affetto verso il jazz, e non ce lo dobbiamo dimenticare, bisogna chiedere al sindaco di intitolarmi una via, è stato Tonino il Grande di Settore. Quando avevo 13 anni andai da Tonino e gli dissi: senti Tonino, io ho sentito un brano che mi piace, come fa? Benvenuto nel mondo del jazz, mi disse, hai scoperto Take Five. Tirò fuori la prima versione di Take Five, quella con di David Brubeck, ma nella prima stesura, poi mi diede anche quella con Jerry Mulligan, con Jack Seat, con Alan Dalton. Però è lì che mi sentì portato in una dimensione diversa del jazz. Sì. E comunque ti dico che si chiama jazz tanta roba, ovviamente adesso fanno gli omaggi a De André, i jazzisti, fanno tutte queste cose così che non incontrano il mio gusto. Mentre Antonello invece nasce jazzista, diceva Saverio che in America, per motivi di lavoro. Io ahimè faccio depressione. Devo ammettere che purtroppo non è semplice. Ci sono stati parecchi sacrifici. Proprio oggi mi sono rivisto con Bob Franceschini, che è il sassofonista di Mike Stern, uno dei migliori sassofonisti al mondo, che si è trovato casualmente a Taranto perché aveva una masterclass e niente, abbiamo risuonato insieme. Infatti c'è stato pure, ci sarà un servizio a Taranto su questo episodio, ed è grazie a lui che io nel 2006 andai a fare una visita a New York. Lui mi dette le chiavi dell'appartamento di Brooklyn, però quando sono poi andato a New York ho detto devo ritornare in qualche maniera, no? E quindi però ho concordato, poi ho iniziato anche, ho rifatto il mio percorso anche scolastico e mi sono laureato, ho preso il master, quindi ho insegnato e ho suonato, insomma, è nata pure mia figlia lì a New York, proprio di fronte a Central Park, a Mount Sinai. E quindi niente, poi mi sono ritrovato, sono ritornato dopo un po' di anni, vedi chi ti incontri. Una persona con cui abbiamo un'affinità, no? No, io parlavo della testa, ovviamente abbiamo più di una affinità e quindi niente. Ma come una vicinità in comune? Come ci siamo incontrati? Abbiamo fatto un concerto a dicembre a Delfia, e niente, è nata subito questa affinità e stiamo cercando di coltivarla. No, però con un repertorio che vabbè, è di standard, ma che non è usuale, perché un po' mancano i cantanti. Diciamo che non è più usuale fare il jazz, cioè, è difficile già trovare delle serate. Sì, però sono quegli standard che sono quasi trovati intoccabili. Sempre il caso di Born, cui avete aperto, è un pezzo di un lirismo strepitoso, straordinario, però è una sfida, sai, è una bella sfida. Ma perché vedi Giovanni, io so bene che anche fra 100 anni chi vorrà ascoltare Childish Gambino l'ascolterà da Tony Bennett, e noi siamo proprio un battito di ciglia, una vibrazione del microfono infinitesimale. La verità è che gli standard saranno di chi li ha fatti, di chi li ha resi grandi in eterno. E allora Tony Bennett,
che per me è, che coltivo l'ambizione di conoscere prima o poi, anche se ha 94 anni. Si difende bene. Speriamo che è calabrese. Non vai al funerale. Si chiama Antonio Benedetto ed è calabrese. La Calabria, oltre ad aver dato le origini a Tony Bennett, ha dato le origini anche ad un altro grande compositore, ne sentiremo un brano più tardi, che è stato Harry Warren. Harry Warren ha fatto... Harry Warren, che ha scritto There Will Never Be Another You, che ha scritto, che altro ha scritto? This Is Always, che è un brano che faccio io, meraviglioso. Era di Civita, in provincia di Cosenza, e di cognome faceva Guaragna. Diventato Warren. Warren. Ma Thomas, molti sono gli americani che poi hanno cambiato... Beh, se pensi a Dean Martin, se pensi a anche allo stesso Chick Corea, che si chiama Armando Corea, se pensi a Frank Sinatra, rifugiatisi dall'Ercara Frindi con la famiglia, se pensi a... Lady Gaga. Lady Gaga. A Madonna. Madonna. Lady Gaga è gigantesca. Sì, sì, una signora a prescindere dal suo aspetto, diciamo, lussureggiante. No, lussurioso. forse anche. Volevi dire quello, però. No, lussureggiante, mi è sempre molto plateale. Quindi queste incisioni si accumulano, sai? E alla fine che ne facciamo? Le diamo in realtà ai suoi figli, così bisogna farlo. Il disco è già pronto. Sono i brani, mi ha rallentato un episodio tristissimo che il jazz pugliese, che il jazz italiano patisce, che è la dipartita di Gianni Lenoci, che è stato colui che ha messo proprio i fili in corto e mi ha detto tu devi uscire. E con lui ho registrato tutti gli standards possibili e immaginabili, di ogni standard ho almeno 3 takes e adesso mi vado a prendere quelle che avevamo scartato, che non ci piacevano, e le sento e sono più belle di quelle che invece avevamo scelto. E quindi mi trovo a... Cioè non uscirà un disco, uscirà un box. Può uscire veramente un... che come prima incisione sarebbe proprio il massimo, un esordiente che tira fuori un triplo CD. Con Gianni Lenoci, con Massimo Morricone, con Massimo Manzi, questa è un'unione che ho voluto io, ho creato io, perché sono musicisti che ho sempre attenzionato e amato fin da quando facevo soltanto l'ascoltatore, e non ho ancora smesso di farlo. Anche quando sto cantando io mi sento il più umile, quell'ascoltatore che in fondo. E quindi mi sono scelto i musicisti con cui speravo di avere affinità, e non mi sbagliavo, perché effettivamente ogni volta che si riunisce per fare musica d'insieme si compie un rituale magico. Sai dove stai iniziando, non sai che cosa verrà fuori. Il jazz è proprio questo, non è il fatto di fare questi soli che portano al parossismo, esagerati, degli anacoluti della musica, arrotolati, narcisistici. Il jazz è fatto di improvvisazione, però la musica è nell'insieme, nell'egregore, in quello che si va a costruire fra musicisti che dialogano fra loro. Io alla base delle mie collaborazioni ci metto un sentire umano. Non voglio grandi tecnici, voglio grandi cuori insieme a me, perché so che soltanto in questa maniera questo rituale magico può produrre dei frutti inaspettati. È la spinta che c'è nell'esibizione, quella che poi in realtà uno, alla fine, dopo aver ascoltato l'infinito mondo, ti parlo di me, ascolta quello che apprezza realmente. Io dico sempre che tutti questi 60 e più concerti che abbiamo fatto qua nei capitani, paradossalmente i più pronti a spaccare il mondo erano i giovanissimi, quelli di 20 anni, perché erano qua e volevano dimostrarsi e dimostrare di essere sul pezzo. Abbiamo ventenni eccezionali, sì, in Puglia. Abbiamo Aldo Di Caterino, che sono il flauto, è un fenomeno. Sono fenomeni che meritano di valcare i confini pugliesi, i confini
del provincialismo pugliese, delle solite date, dei soliti locali, del solito... Già bisogna ringraziare che ci sia. No, già qualcosa si sta muovendo, la verità. Noi stiamo notando che c'è un movimento che si sta allargando lentamente, ma si sta allargando. È chiaro, per esempio, parlo del Giulio di Leone, che a Bari ha creato una condizione da reale già scritto. Per Bacco, che anche ha fatto. Ma ci sono dei posti dove c'è anche, ricordo Paolo in Salata con l'Ampus nel Salento. Paolo, per esempio. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Ieri hanno partorito con l'Ampus un evento straordinario. C'era Luca Alemanno, che è originario di Alessano. Alessano è il paese che comunica con il mio paese di origine, che è Adelphia Montrone, hanno lo stesso patrono che è San Trifonio e Don Tonino Bello. Quindi ieri c'è stato ad Alessano con l'Ampus. Dovevamo esserci. Luca Alemanno, Alessandro Lanzoni, Ciniglio, che è un grande batterista giovane ma proiettatissimo. Il nostro Gaetano Partipilo. Francesco è stato con me, si ricorda. Penso un po'. Gaetano Partipilo, che è una genialità pugliese. Va bene, commentano Saverio, vero capitano coraggioso alla grande, un duo spettacolare, magia alla tastiera. Ciao mamma! Bravo! Maria è stata, Maria, non so come dire la tua madre, Maria. Si chiama Maria da me. Perfetto. Sentiamo anche. Vogliamo riprendere? Ascoltare adesso? Non so. Mi rimetto a ascoltarvi ancora più bene. Grazie. Another like you. Non lo so, vediamo, c'hai la paranza lo strumento. Ma che rimetti o canto? Adesso sei tu che decidi, che tu me li accorgi, ding 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 ding
been standing here with someone new. Can we have a song to sing at nightfall and at spring? Da Civita, che si chiamava Guarani. Mai avrei pensato che il cuore forse si chiamasse Guarani. E adesso invece? Da Mio Messaglio. Oh, uno standardone meraviglioso. Meraviglioso. Fatto da Bennett, dalla Streisand, da Hartman, è meraviglioso, noi ci arrangiamo. Sarà bellissimo lo stesso. Saverio Scattaglia e Antonio Parisi, il The Nearness of You. Grazie capitani coraggiosi.
so close to me. Soft light to enchant me. If you only grant me the right to hold you heaven so tight and the feeling. Io ero rimasto incantato anche io da vedere su View. Un doppio complimento per i capitani e per loro. Tutti voi li conoscete, capitani, quelli bravi. Ciao zia! Zia Olga era vedo. Zia Olga o zia Anna? Secondo me. Zia Olga. Ma zia Anna non manca. Spari nel mucchio, zia Anna c'è sempre. No, allora, ma ci vuole che io sempre lui fare delle domande intelligenti, ma. Non so se non ci sporti, non ci riusciamo, però una curiosità, una domanda political incorrect. Un brano che vorreste incidere proprio, che non appartiene al ventaglio delle possibilità che vi siete dati al momento, ossia qualche cosa di. Ma io volevo incidere Whitney Crotz di Modugno, che ne so. Whitney Crotz è un pezzo eccezionale, è un gran pezzo. Lo ha fatto Flavio Boltro, che saluto, e ha fatto una Whitney Crotz meravigliosa. Però se ti devo dire io che cosa inciderei... Di incorretto, se quello di fare, no dai, ta cosa non la puoi incidere, lo stai facendo stare tu. Oh. A me piacerebbe Patapata. Un pezzo con un groove, con un pathos immenso, la Miriam Makeba. Certo. È un pezzo fantastico, è un pezzo immenso, non appartiene al nostro mondo. Voglia di ballare. Assolutamente sì. A dove lo stai già pensando? No, sto pensando, che non è facile. Dove è facile? Ma io penso che farei il creep dei Radiohead. Sai che effetto col piano? Sostituire quell'effetto incredibile, potente della chitarra col pianoforte, insomma, è una bella sfida. Guarda che nelle ultime versioni anche la mia, tra l'altro, hanno molto cambiato. Hanno cambiato, sì. Beh, sì, ma quello è un brano che si presta a molte aperture proprio. Tant'è vero che Brad Meldau ha fatto altri brani di Radiohead, insomma, inizia a fare queste cose qua. Quello è un canzoniere che tra un po' diventerà standard. Ma Meldau ha introdotto moltissimo, come Elling sta introducendo una marea di new standard. Mi aspetto che Elling fa quello che... Mi aspetto che Fred Dersch faccia lo stesso, perché Fred Dersch è il maestro di tutti. Lui è il maestro di tutti, perché non vi scordate che Brad Meldau era studente di Fred Dersch, quindi studiava con Fred Dersch. Lo vedevo a Bari il 28, mi pare. Il 28, sì. 28 aprile. Aprile. Non sono sicuro se è vero, però ho letto la data. L'abbiamo già visto a Monopoli. Kurt Elling viene spesso in Puglia, è già venuto diverse volte negli ultimi anni. Sì. Kurt Elling è uno strumento musicale vivente, nel senso che ha un controllo psicomotorio rarissimo, unico, qualunque articolazione del suo corpo produce un suono diverso e lui li sa usare. Uomini in assoluto e in questo momento non ha... in questo momento, gli ultimi 50. C'è Tony Bennett, 94 anni, però non me era diciamo di quella che aveva scelto. No, poi Bennett è uno che fino alla fine
finire i concerti dall'anima, ossia sì. Deve essere proprio sì, esaurisce completamente in quelle. Io devo entrare con una virgola però. Vai. Quando sono andato ai concerti di Helling mi aspettavo gli standardoni, quelli che piacciono a me. Non te li concedi. E più vale. Tempo passa e meno. Più diventa sofisticato. Adesso sì, questa cosa con Danilo Perez che farà sembra veramente filosofica più che altro. Francesco, sai che cos'è? È che noi abbiamo una grandissima opportunità quando ci esibiamo, che non è l'esibizione passiva che puoi trovare nel CD. Hai fatto il disco e non sai quando sarà ascoltato, come sarà ascoltato, se sarà riascoltato, se non sarà seppellito nella collezione di qualcuno. Ecco, perché sto dicendo questa cosa? La virgola è lì con lo abbiamo... ho pronunciato se non ci con Step In Out di Giorgenzo nessuno di quelli che erano presenti sapeva che bravo era. Invece la parte del dopo è Step In Out di Giorgenzo. Noi dobbiamo entrare nella memoria degli ascoltatori, non dobbiamo entrare nella loro collezione dei CD, che è una situazione passiva della loro vita. Noi abbiamo un accesso privilegiato a una zona della memoria, dell'empatia, del sentire dei nostri ascoltatori ed è lì che dobbiamo intervenire. Ascolti un concerto di Kurt Elling, è tutto meraviglioso, lui che è uno strumento musicale, come dicevamo, vivente, però non ti rimane un brano che canticchierai. Noi siamo crooners, che letteralmente significa canticchiatori. Quindi noi, anche quando facciamo lo skate, non è che dobbiamo prendere Ella Fitzgerald e scimmiottarla, no. Il nostro compito è quello di consegnare ai nostri ascoltatori qualcosa di cantabile, anche sotto la doccia, anche senza sapere il testo. Cioè lo skate è quello, non è un virtuosismo narcisistico. No, uno suonatore sotto la doccia no, io per certi versi ti do ragione, però arriva una cosa in cui non ti do ragione, e cioè ti do ragione sul fatto che Kurt Elling riesce benissimo nelle cose più semplici, e quando fa le cose più semplici fa delle cose maiuscole. Magari fece una versione di Lones di Rossi, Calabrese, che fu da caponare la pelle. Io ho tentato più volte di cantarla sotto la doccia, però era semplicissima, ma di una bellezza, e su questo ti do ragione. È la semplicità che arriva al cuore. A volte lui diventa e sta diventando un po' troppo sofisticato, però fa cose di qualità. Progetti? Anche progetti. Oltre a quello del disco che sarà in versione 15, 5, 7 di 5. I musicisti la devono finire di parlare di progetti. I musicisti devono fare musica. Basta con i progetti. Io sono anche in edilizia, quindi i progetti li faccio, ma non musicalmente. Cioè la verità è che la musica è così semplice che non va progettata. Più o meno un'indicazione di massima, un'intesa di massima, le persone giuste al posto giusto, sui brani giusti, ci si vede e si fa musica. I progetti no. Comunque rispondo alla meno peggio, alla provocazione. E io continuo a fare gli standard perché mi diverte, perché mi piacciono, perché non riesco ad aggiungere nulla di nuovo a quello che hanno già fatto i grandi, e quindi mi sento protetto da questa calotta magnifica dei Bennett, dei Mel Tormé, dei Sammy Davis, di Natra. Questo è il mio quotidiano semplice. Hai citato due cose che sono il capisaldi dell'educazione musicale di Moriani. Era di maggio, la sua canzone preferita in assoluto, insieme a Eduardo Acquico. Che bello! E adesso per Tormé, che è il suo cantante preferito. Anche per me. E anche Insegnate un minore. Il jazz. Come progetti, come cose da fare, vabbè, diciamo, progetti, no? Sì, anche io mi dedico alle costruzioni, no?
Beh, diciamo che io sto cercando di raccogliere le idee perché sono un compositore, quindi ho diversi brani inediti e sto portando avanti uno spettacolo che si chiama Vi racconto l'America. È uno spettacolo in cui suono i miei brani e poi racconto un po' tutti gli aneddoti, le cose che mi sono successe. È molto bello perché si crea un bellissimo rapporto con il pubblico, la gente è molto curiosa, vuole sapere, quindi io cerco un attimino di creare queste immagini con le parole e quindi di trasportarli. E perché anche? Perché poi è più facile, quando crei l'emozione, è più facile comunicare e far ascoltare i brani inediti. Quindi diciamo c'è questo progetto che sicuramente raccoglierà anche nomi importanti, qualche amico insomma dall'America verrà sicuramente. E poi vabbè, faccio anche altre cose, suono con un'orchestra, la Dolphin Jazz Orchestra, abbiamo fatto il tour con Luisa Corne quest'estate, insomma voglio dire, ogni tanto ci divertiamo anche a fare questo tipo di musica, è divertente quando è fatta bene, ci sta pure. Nel quadro generale della musica di Esperanto, negli ultimi anni sia... Sì, Taranto dovete non cercare di comprendere, Taranto è una città ferita, molto ferita, perché è una città bellissima, una città che ha delle capacità, secondo me, turistiche uniche in Puglia, che però non sono espresse, purtroppo, voglio dire, per una scelta che è stata fatta, che è quella industriale. Che acqua. Voi dovete pensare che al Castello Aragonese pochi sanno che il Conte di Montecristo era praticamente prigioniero, il vero Conte di Montecristo era prigioniero nel Castello Aragonese, e il figlio di questo, che era un generale francese, era l'autore del Conte di Montecristo, che si è ispirato alla storia appunto del padre imprigionato, che venne torturato, gliene fece di tutti i colori, alla fine riuscì a salvarsi. Il quartetto c'entra. Citazione super dotta, è inarrivabile. Gli anziani. Poi vabbè, siamo la capitale spartana, insomma, io, ci sono tante possibilità che non vengono sfruttate. A parte queste cose che sono, fanno parte del patrimonio storico di tanto. Le notizie che ci arrivano meno male. Perché c'è un periodo. Beh, c'è un buon un certo movimento. Devo dire che c'è tanta collaborazione, per esempio, con i musicisti di Bari. Beh, c'è un connubio importante tra musicisti di Taranto e musicisti di Bari. Io devo dire, la maggior parte dei musicisti con cui suono sono veramente tantissimi, bravissimi musicisti di Bari, con cui leghiamo, nonostante le differenze calcistiche, però ovviamente ragazzi, noi siamo, non sono il Bari, dove sta il Bari? Serie C, noi siamo in Serie D, quindi siamo già in Serie C. Ah, vabbè, purtroppo vabbè, la rivalità reale, però è legato e tra Bari e Taranto. No, ma io veramente, guarda, io di questo fatto, io cioè sinceramente ho vissuto a Bari anche per 10 anni per altre motivazioni, ma onestamente i baresi sono simpaticissimi, sono persone veramente uniche con cui si può scherzare, ridere, quindi voglio dire, poi ben venga insomma che c'è questa apertura anche a Taranto, si stanno creando delle buone opportunità e spero che ci sia un cambio di direzione proprio a Taranto. Antonio, secondo me la gente si deve abituare a pensare che una sera, invece di andare a Cina, che è cosa lodevolissima, può andare anche a sentirsi un bel po'. So, è che a Taranto dobbiamo cambiare una mentalità, purtroppo, voglio dire, che è stata creata dal posto di lavoro. Diciamo la verità, Bari su questo ha sempre avuto una mentalità imprenditoriale maggiore rispetto alla nostra. Noi invece siamo stati sempre un po' legati all'Arsenale, all'Ital Cider e a quella, all'Agio, insomma. Ci dobbiamo sbloccare e ci stiamo sbloccando questa mentalità. Mi dice il regista che dobbiamo andare all'ultima tappa. Mi dice Jacopetti, fotografo, le fai i complimenti, maestro Parisi, perché lei ha questo, posso chiamarlo, giarrettismo, cioè questa abilità
deve anticipare il lassù con la voce. È un, un giarrettiere. Beh, vabbè, però, devo dire la verità, grazie, però voglio dire, sono un po' stonato. Vorrei andare a lezioni di... Ma d'altronde, ma va bene, d'altronde chi Jarrett è anche lui inascoltabile, però voglio dire, paragone, voglio dire, ovviamente voglio dire proprio... Potrei essere veramente nemmeno un'unghia di Keith Jarrett, però voglio dire, mi piace, devo ammettere che il lirismo di Keith Jarrett, l'unica cosa che mi dispiace, ho sentito qualcuno che diceva in un'altra regione che non è la Puglia che Keith Jarrett non è un jazzista, però si sente anche questo, nell'ambiente musicale, si sente i puristi sono quelli che fanno il jazz, che Keith Jarrett non è jazz, quelli che fanno il jazz, però, non mangiano di Andrea. Vabbè, sentiamo anche questo. C'è sempre un purista che è uno più dell'altro. Più puro di te. grazie. Il discorso del dottor Iacobelli era l'assolo sta prima in testa e poi nelle mani. Quello che dovrebbe essere. Quello che dovrebbe essere. Tanti saluti da Paolo Insalata. Ciao Paolo. Ciao Paolo. C'è un commento che mi ha fatto morire, dice, pensare che volevo vedere il grande fratello. Va bene, noi siamo una cosa. Vabbè, meglio che il fratello Vitto. Allora, adesso vabbè, vediamo che facciamo. L'ultima... Ok. Vediamo un attimino. Due pezzi, sorpresa. Sorpresa, vediamo. Sono veramente. Facciamo. Ma più di come stiamo. Maestro, noi del quartetto Cetra dobbiamo fare Crapa Pelada, che è un brano eccezionale. Ci stavo pensando. Di Gorni Crame. Di Gorni Crame. Beautiful to take a chance
Antonello Parisi. Il cognome a volte scompaiono. Mi è arrivato l'ultimo brano. Ma l'avete scelto? Sì, di la verità. L'abbiamo scelto adesso. Allora, perché il jazz è now's the time. Cioè, il che nunca, qui e adesso. Allora, la scelta è stata fatta, il brano è scelto tu. Stella by Starlight. Che meraviglia! Ed è l'ultimo. Qualcuno ha scelto per noi, ma è bellissimo. Fantastico. Ba 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 ba
Scattagliato abbastanza, sì, abbiamo ben scattagliato, neologismo, soddisfatti? Molto soddisfatti, grazie. Veramente. Spero che siano soddisfatti anche venite a ritrovarci al più presto, certamente, e noi ci vediamo il 10 febbraio, mi raccomando, perché io non dobbiamo ci sarò... dire chi viene il 10 febbraio, no, non ci sarò, non mi raccomando, come... è una promessa, no. Come vi comportate? Bene, benissimo. Spero. Noi nel spero. Frattempo vi guarderò, però vi controllerò, noi nel frattempo salutiamo, salutiamo naturalmente Antonello Parisi. Vi invitiamo come al solito a seguire gli elfi e a farvi elfi. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Ciao, buona serata.